Amici, Matelica, città di Mattei, del Verdicchio, ma anche del Festival Internazionale Incontro del Folklore. Ce ne parla la presidente Sandra Stoppone di questa edizione numero 23. Fortunata! Sì, fortunata sicuramente, perché intanto è nata sotto la pioggia e quindi festival... Pioggia che non c'è più. Pioggia che non c'è più, perché festival bagnato, festival fortunato, bellissimo, devo dire. Bellissimo. E poi la numero 23, quindi un numero fortunatissimo. Abbiamo tanti ragazzi quest'anno che ci fanno compagnia. Da quale nazioni? Vengono dalla Martinica, dalle isole Marchesi, bello, quindi della Polinesia. Bello. Vengono dal Perù, grandi nostri amici. Prima. Sì, infatti, e poi l'Ucraina, bello, e il Madagascar, bellissimo, e poi avremo anche il Messico, quindi questi saranno i gruppi che ci faranno compagnia in questa settimana. Ecco, per la gioia e la soddisfazione di chi ama il folklore, che è una delle arti più belle del nostro territorio marchigiano, perché il folklore ci lega al territorio della nostra radice contadina. Sì, infatti le nostre tradizioni sono importantissime, soprattutto in questo periodo nel quale la multietnicità ci porta a incontrare e a fonderci con altre nazioni e con altre culture, ma non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo e per cui andremo avanti sempre con questa concezione. Ecco, con la Presidente parliamo anche delle prossime serate, 29 e 30 fino al 2 agosto. Fino al 2 agosto, ogni sera si esibiranno due gruppi particolari, nella serata di sabato avremo ospiti anche l'orchestra del Gargano, quindi un momento proprio di musica tradizionale italiana, e poi devo dire che quest'anno la nostra associazione compie 50 anni di fondazione, quindi sì, non li dimostriamo, però devo dire, e abbiamo questa piccola chicca di quest'anno, infatti faremo una mostra fotografica, appunto un excursus su questi 50 anni di storia. Una storia lunga, quella di Matelica, che risale alle radici romane, perché Matelica è città romana, basta vedere gli scavi del centro. Sì, infatti, anzi, addirittura qui si è avuto l'influsso dei Piceni, quindi abbiamo il nostro museo archeologico che contiene e racchiude alcuni dei pezzi più importanti, per non parlare poi del museo Piersanti, gentilmente donato dalla Curia, e quindi ecco, è un'altra chicca che abbiamo. Sì, 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 le nostre chicche che ci sono qua nella nostra città, nella quale vi invito a venire, soprattutto in questi giorni nei quali potrete gustare momenti di folklore e assaporare qualche cosa di tipico e qualcosa pizza di no. Compresa. Pizza compresa, anche perché i nostri amici ospiti ogni sera a turno ci deliziano con un piatto tipico del loro paese di provenienza, quindi un'altra caratteristica food in più. Etnico. Bene. Cibo etnico da tutto il mondo, da Matelica, provincia di Macerata, nelle Marche, città di Mattei e del Verdicchio, ricordatelo, il più buon Verdicchio d'Italia si trova a Matelica.